Il mio nome è Asher Lev. Sono io l'Asher Lev di cui avete letto nei giornali e nelle riviste, colui di cui tanto parlate durante le vostre cene di lavoro ai cocktail, il famigerato e leggendario Lev della Crocefissione di Brooklyn. Sono un ebreo osservante. Sì, non c'è dubbio. Gli ebrei osservanti non dipingono crocifissioni, anzi, gli ebrei osservanti non dipingono affatto, perlomeno nel modo in cui dipingo io. Perciò si dicono e si scrivono parole grosse su di me, si creano miti. Sono un traditore, un apostata, un nemico di se stesso, uno che copre di vergogna la sua famiglia, i suoi amici, la sua gente. Ma sono anche uno che si fa beffe di ciò che è sacro per i cristiani, un manipolatore blasfemo di modi e forme che i gentili venerano da 2000 anni. Ebbene, io non sono nessuna di queste cose, anche se, in tutta onestà, devo confessare che chi mi accusa non ha del tutto torto. Io sono infatti in qualche modo tutte queste cose insieme. È però tempo che mi difenda, che mi dedichi a una lunga opera di smitizzazione. Ma non mi scuserò. È assurdo chiedere scusa per un mistero. Perché questo è stato fin dal principio, un mistero, del genere che hanno in mente i teologi quando parlano di prodigio e timor panico. Cominciò certamente come un mistero, perché nella mia famiglia non c'erano precedenti che potessero spiegare il dono straordinario e inquietante col quale ero venuto al mondo. Non conservo alcun ricordo di quando cominciai a usare il dono, ma mi torna in mente la mia immagine all'età di 4 anni, mentre tengo la matita nella prima salda impugnatura di bambino. E trasferisco il mondo che mi circonda su pezzi di carta, margini di libri, superfici di pareti sgombre. Ricordo di aver fatto il ritratto di mia madre. Quando venni al mondo lei aveva 19 anni e a me sembrava più una sorella maggiore che una madre. Ricordo i primi disegni del suo volto, un naso piuttosto lungo, diritto, limpidi occhi marroni, zigomi alti. Era piccola ed esile, le sue braccia erano magre e dalla pelle liscia, le sue dita erano lunghe e sottili, dall'ossatura delicata. La faccia liscia profumava di sapone. Adoravo il suo viso accanto al mio quando mi ascoltava recitare la Kriyat Shema, prima che chiudessi gli occhi per addormentarmi. Che cos'è questo che ho in faccia? Domandò osservando un mio disegno fatto d'estate, un disegno che ci ritraeva mentre passeggiavamo nel giardino botanico di Brooklyn. Sono le macchie, mamma. Quali macchie, Asher? Le macchie di bagnato, mamma. Quando fa caldo ci sono le macchie di bagnato. Un momento dopo disse, Asher, non è bello che tu disegni la tua mamma in questo modo. Non è rispettoso. Perché non hai disegnato gli uccelli leggiadri? E i fiori, Asher? Perché non hai disegnato i fiori? La ritrassi mentre camminava con me lungo Brooklyn Arcway, il bavero del cappotto rialzato fino al mento, le guance arrossate per il forte vento d'autunno, due macchie tondeggianti di un rosa brillante sulla pelle liscia e chiara del volto. D'inverno la ritrassi mentre lanciava palle di neve sopra gli alberi che fiancheggiavano l'ampio viale. I movimenti del braccio erano quelli di una bambina. Ah, come leggiadro, mi disse una volta guardando un disegno che la ritraeva mentre saltava su un mucchio di neve. Questo mi piace, Asher. Bello come hai disegnato la neve, così, così alta. Ma che salto! Ho saltato proprio così. Quasi quasi sto volando.